te, Matteo. Ciao Lucrezia, grazie mille. Sì, una partita che è partita più vivace di quello che ci aspettavamo rispetto ai due precedenti giocati in Coppa Italia e in campionato. Un'occasione per parte interessante. Ovvero Matteo? Sì, corretta l'analisi. Il sì? Milan da due partite cambia modulo, passa la difesa 3 dietro, vuole chiudersi. In questo momento corner per quanto riguarda il Toro. Quindi il Toro bene in attacco, vivace in questo momento. Fisicamente lotta. Dopo sta facendo sentire la differenza. Il Toro deve buttare sul piano fisico questa partita. L'aveva detto Pioli prima della partita. Il Toro ci sporca tanto le giocate. Il Toro deve fare questo tipo di partita e poi trovare con la qualità di Giannitis, Miranchuk, perché no, Vlasic, no, corner che non si concretizza, non... ma forse ce ne sarà un altro. Matteo Ibrahimovic, una personalità pazzesca, sicuramente non ha i 90 minuti sulle gambe. Categoricamente l'ha detto Pioli, ha detto chiaramente non ha minuti, ha detto non ha ritmo partita proprio per nulla, avrà massimo qualche minuto, 4-5, potrà fare un discorso di massimo una decina di minuti. Il tiro del Toro, ma fiora il palo, bene il Toro, terzo corner, non in questo momento, forse in questo momento verrà segnato il quarto, ma... Matteo, a te? Chiaramente, senza dubbio, da una parte ai tonali, eccetera, eccetera, noi abbiamo due uomini, non abbiamo né Ricci né Ilic, che sono i due uomini di maggior tecnica nel centrocampo del Toro, che poi ovviamente ha perso Lukic. Aia dopo, che è un giocatore molto fisico, ma molto poco tecnico, non c'è questo momento, ma Vieira, Linetti non è un giocatore estremamente tecnico, è più un giocatore di pulizia, di ordine, quindi il Toro oggi deve stringere i denti e fare una partita tecnica più in altre zone del campo rispetto al centrocampo. Perfetto il commento del telespettatore, attenti. Poi c'è anche una cosa, occhio a non farsi... Parattona di Tatarusano, bravissimo. Occhio però a non farsi confondere su un dato, che è quello per cui il Toro in Coppa Italia non ha vinto i 90 minuti a pareggiato. Poi vinto supplementare, una partita non è 90 minuti. C'è da dire, perché oggi la partita finisce in 90 minuti, eh? Assolutamente. Pesa tanto. Due settimane fa, quando gli hanno fatto la battuta a Juric in conferenza stampa, hanno detto: ma Ricci e Ilic, possiamo vederli insieme? Lui si è messo a ridere, ha detto calcio champagne. Esatto. No? È oggettivamente difficile vederli insieme. Pur essendo giocatori estremamente tecnici, hanno bisogno a fianco di una persona, di un muscolo a fianco, ok? Quindi di un Vieira, di un Linetti se gioca bene, di una dopo, eccetera eccetera, quindi magari alternandosi. Sì, diciamo che anche quando il Toro ha dovuto giocare senza Ricci per infortunio o squalifica, ha comunque avuto sempre delle grosse difficoltà in campo. Assolutamente, l'abbiamo sempre visto. Ti manca geometria, ti manca tecnica. Se hai una squadra che ti viene a pressare alta, l'unico modo di uscire è con la tecnica, quindi palla subito al centrocampista che ti verticalizza. Se non hai questi piedi per farlo, vai in difficoltà. E oggi vediamo come si comporteranno i due centrocampisti del Toro. Vediamo subito che dobbiamo essere bravi in prima pressione, quello classico degli uomini di Juric, uomo contro uomo. Io speravo di vedere per esempio un Gravillon subito, mi ha già demolito, mi dicendo le giocatori non sono figurine, questo lo sappiamo. Il modulo di Juric, intanto ti segnalo Giannitis ammonito, non è facile poi giocare altri 50 minuti, altri scusami 60 minuti ammonito a San Siro quando sei debuttante, quindi occhio a questo aspetto qua. Dicevamo, ci ha demolito Juric per quanto riguarda Gravillon eccetera eccetera, perché ha detto i giocatori non sono figurine, ci va tempo per metterli. Siamo a febbraio, abbiamo solo più 3 mesi, quindi speriamo questo tempo stringa il prima possibile per panchinare Buongiorno altrettanto velocemente. Idem su Vieira, gli ha preferita dopo, che ha già fatto 2 gol a San Siro eccetera eccetera, e conosce meglio i suoi schemi e così via. Sì, l'ha voluto a tutti i costi. Anche lui nelle gambe non ha tanto, 20 minuti. Juric ce l'ha detto chiaramente in conferenza stampa, ha detto è un giocatore che è venuto fuori dall'infortunio, gli manca totalmente il ritmo partita, i tempi e quant'altro. Quindi lui ha fatto una stima di circa 2-3 settimane di allenamento per vederlo al top. 3 settimane comunque sono 3 partite, quindi vediamo oggi cosa farà. Può avere 10 minuti, sì, può avere 20 minuti, dipende poi quanto gli fa spendere. Poi ci sono partite dove spendi di più, delle partite dove spendi di meno, e anche in base a chi è schermo e chi è vicino puoi dover correre di più o di meno. Oddio, poi può essere anche che Matteo ci veda benissimo e male, poi... male, segnaliamo male su quella corsia là per quanto riguarda sì, quel triangolo lì che non sta funzionando. A dopo Singo GG, perché già la seconda volta che il Milan ci passa con un'occasione con Hernandez subito appena partita la partita, primo minuto, adesso di nuovo Leao. È uscito bene, sono fatto vedere che è uscito bene, quindi complimenti a Milinkovic Savic. Chiedi scusa. No. Chiedi scusa subito. Continuo. Chiedi scusa in diretta. No. È il portiere più scarso della Serie A, lo ribadiamo assolutamente. Anzi, c'è Drangoski che sta facendo la gara con Drangoski, cercano di fare un errore a testa a partita, vedi, col Drangoski col Napoli, quindi... Beh, però Matteo, ti ricordo la nostra grafica di qualche settimana fa, dove comunque c'era un altro discorso attorno al nome di Milinkovic-Savic. Lo sapevo, perché non me l'hai fatta commentare quella puntata, ne abbiamo parlato fuori onda, quindi vuoi per forza che mi sbilanci quella grafica su quel numero? Quel che non numero ha, specifico. Non ha minimamente senso, l'abbiamo detto, e non ha minimamente senso quel 77% di parate di Milinkovic-Savic. Partiamo dal presupposto. Uno, guardiamo la classifica, in quei portieri là c'è Falcone, che è il portiere di una squadra che deve lottare per la salvezza del Lecce, e fai il pari con un altro portiere che lotta per la salvezza, quindi tu sei in una classifica con due portieri che lottano per la salvezza, c'è già qualcosa che non va se trovi in quella classifica là. Secondo aspetto, se tu hai fatto così tante parate vuol dire che hai preso troppi tiri, e c'è anche questo, è un aspetto che non va bene. Terzo dato da ricordare, che il Toro ha 3 gol in più rispetto agli effetti di gol presi, vuol dire che il portiere ha subito 3 gol in più rispetto a quanto la difesa ha schermato, e quello è solo colpa del portiere, oltre a tutti gli errori fatti prima e oltre poi il 77% di parate. Voi dovete dirmi quali parate, perché
ed è un tiro centrale, telefonato semplice, che arriva allo specchio della porta, è considerata una parata. Sì, beh, per carità, ha fatto una parata, però le parate che devi farmi sono altre. Comunque, si sa come la penso Milinkovic-Savic, io sfido chiunque a dirmi il nome di un portiere più scarso in Serie A di Milinkovic-Savic. Allora poi possiamo andare a parlare che non è più scarso. Cioè, sapete come la penso, quindi boh. Vittorio, Matteo magari ti sfida, allora. Ci sono tanti punti interrogativi su questo ragazzo. Sì, calciatore particolare, un giocatore di una tecnica pazzesca, questo è da dire, tutte le volte che abbiamo visto toccare palla ha sempre stadiato. Abbiamo notato però che per quanto riguarda il campione italiano si è dimostrato un pochino lento nei fraseggi, quant'altro, eccetera eccetera. Sinceramente io non mi permetto, poi non mi sono per nessuno, ma se devo dare un parere esterno, non mi è piaciuta tanta la gestione di Pioli per quanto riguarda De Ketelaere, perché ci sono state partite dove il Milan magari è in vantaggio di 2-3 gol all'inizio campionato e De Ketelaere non l'ha messo neanche in quei minuti là, quando un giocatore che è in crisi ha bisogno di minutaggio potrebbe proprio sfruttare quei minuti là per fare meglio. Non ha ancora segnato, quindi questo è un po' lo sbloccarsi che gli manca, soprattutto il Milan che da 2 partite inizia a giocare con la difesa 3, quindi questa 3-4-1-2, questo 3-4-2-1, cambiamento base di Pioli che ha indicato e passare con la difesa. Chiudiamo il discorso di De Ketelaere, questo cambio modulo lo penalizza ulteriormente perché il 3-4-2-1-3-3 non prevede la sua figura. Sanabria, rigore no? Sanabria gli è andato dentro? Sanabria dimostra è andato dentro? No. Questo è un rigoruccio? Sembrava di no, però spero di sbagliare. No, non la tocca. No, non la tocca. Occasione per Sanabria che però qua deve segnare, qua un attaccante deve segnare, grave. È un errore, non possiamo dire che è un errore grave, ma è un errore. Cioè qua hai l'occasione per segnare, dimostri se sei un attaccante. Due. Mi viene in mente con le 2 occasioni in Coppa Italia. Lì hai avuto 2 occasioni in Coppa Italia, non hai buttato dentro una, qua hai avuto un'altra occasione e non l'hai segnata. No, Matteo, su Raffaeleo. Come esterno è uno dei migliori del campionato di Serie A insieme a Chiesa, cioè come esterno non c'è paragone a livello di tecnica pura, quando lui si accende è devastante. Lo scorso anno ha fatto vincere lo scudetto tranquillamente al Milan, è stato uno degli interpreti migliori. Anche lui è partito all'inizio, quindi c'è questo a dire, anche lui ha faticato all'inizio. De Ketelaere è arrivato in un Milan scudettato, questo fa tutta la differenza del mondo. Arrivi in un Milan che vince lo scudetto, quindi devi riconfermarti, un Milan in Champions, eccetera eccetera. Si è stato pagato tanto, determinate pressioni e così via. Hai un ruolo particolare, poi il nuovo Kakà, quindi l'hanno già caricato. È normale che ci sono piazze dove non ti aspettano perché devi vincere subito. Siamo sempre lì. Guarda, però il Milan degli ultimi anni e l'Inter eccetera eccetera si stanno abituando ad aspettare un po' più giovani come la Juve, perché il campionato di Serie A non è più quello che ti richiede la vittoria immediata, dal momento che il campionato di Serie A si è abbassato di livello notevolmente. Certo. Poi l'occasione le hai a Firenze, l'occasione le hai avute 2 in Coppa Italia, c'eri cioè qua. Questo fa la differenza tra un attaccante di una squadra che gioca in Europa fisso, mi viene in mente Ciro Immobile, un giocatore anche più importante da un Toni Sanabria. Siamo sempre lì. Tutto quello che vuoi su Sanabria sono d'accordissimo. Il gioco di Juric penalizza, ne parlavamo scorsa settimana con un ospite qua. Però tu le occasioni le hai avute, cioè adesso l'occasione ce l'hai avuta. Sì. Non è che non ce l'hai avuta. Sì. Un conto se non hai l'occasione, dici ok, il gioco di penalizza, l'occasione l'hai avuta anche a Firenze, 2 occasioni, andiamo ai supplementari e poi tutta un'altra partita. E se un giocatore che in Serie A non ha mai fatto più di 15 gol l'anno. Il problema del Milan è che a differenza nostra, pur essendo sterile, ha poi quel giocatore che ti fa la giocata, ti può cambiare la partita. Il Toro non ha quel campione, o come meglio detto Juric, cioè quei 2-3 fuori classe che da un'azione, da una qualsiasi palla ti possono segnare. Il Toro non ce l'ha. Se il Toro vince, vince coralmente, non vince per colpi individuali. Forse mi viene in mente Miranci, può avere quel sinistro lì che te la segna. Il Milan invece ha Tonali, ha Leao, Giroud, ha Ibra in panchina, ha Teo Hernandez, ha quei giocatori singolarmente te la possono segnare. Il Milan è sterile e da un po' di giornate che succede questa occasione, un mesetto e mezzo a questa parte, il Toro sta facendo la sua partita. Occhio a non sfruttare le occasioni, perché mi sembra di rivedere uno specchio di Fiorentina-Toro abbastanza importante. Quella Fiorentina ci mise più sotto, però quando non sfrutti le occasioni in queste partite importanti è sempre un problema. I giocatori allora sono quelli, i cambi sono quelli. Se contro le big non hai mai vinto, esclusa una vittoria che abbiamo fatto col Milan, c'è un motivo, perché i giocatori sono quelli. E sicuramente tu l'hai vista meglio dall'alto, da lì, rispetto a noi che la vediamo da qua. E non mi è piaciuto tanto quel triangolo in mezzo al campo tra Dopo, Singo e Gigi, dove il Milan ci ha bucato un paio di volte, una volta con Leao, una volta con Hernandez. Subito è iniziata la partita questa palla a scavalcare Gigi, che non si è mossa bene né la corsia né il braccetto. Credi possa crearci altri problemi nel secondo tempo, o troveremo contromisure stringendo magari un po' per quanto riguarda l'esterno Singo un pelino più basso sulla linea dei 3 difensori? Ho presente la situazione che mi hai detto. 233 passaggi per il Toro contro 213 del Milan, dati abbastanza lineari, piatti, molto simili alla fine, 20 passaggi di differenza, posso palla che è un punto e mezzo. Una partita che dove forse noi abbiamo avuto le 2 occasioni più pericolose, quella con Sanabria e l'ottima partita da Roussan. Loro hanno fatto quei 2 tiri, 2 problemi sulla nostra corsia di destra, come abbiamo detto. Una partita sostanzialmente giocata abbastanza alla pari, noi siamo al 100% giro del motore. Per come conosciamo il Milan, loro stanno giocando al 15%, 10% dal mese di cioè, inteso, per come sono loro in questo periodo stanno giocando al 60%, ma sul Milan vero questo non è il 10%. Corretta l'analisi dell'inviato prima da San Siro. Sanabria più spazio per girare, anche per questo ha avuto la conclusione da fuori. Non si stanno accoppiando tanto bene con Sanabria, invece stanno marcando meglio Miranchuk e Vlasic. Questa sì, è un'analisi interessante, che hanno meno spazio di manovra. Questo è dettato dal fatto
perché il Milan ha appena cambiato il sistema di gioco, come dicevamo prima, e quindi le misure difensive e quant'altro eccetera eccetera faticano un attimo, almeno in queste prime partite, ad arrivare, soprattutto con Sanabria che non è un attaccante fisso da davanti, quindi ti accoppi facilmente uomo a uomo, ma girando abbastanza hai più difficoltà, avendo una difesa nuova a 3 invece che a 4 cambia tutto. No Matteo, infatti se la partita rimane così l'80esimo lui può buttarlo dentro, 85, e poi lui sa gestirsi perfettamente a livello fisico, quindi capisce subito se ne ha o se non ne ha di entrare. Juric non è uno che fa i cambi subito, lascia passare la partita, anche perché ha sempre paura di fare qualche danno a livello tattico. Sicuramente il primo che può entrare di quelli là, secondo me, è Aina, per dare un ricambio sulle fasce, soprattutto se Singo dovesse continuare a spingere così. Può entrare forse Caramo per dare i cambi uno di quei due dietro là, e forse come ultimo Ilic, che è puramente un discorso di minuti nelle gambe, ecco. Sì, rischi di perdere troppi muscoli da quel punto di vista. Se ti avesse tolto dopo Pellinetti, saresti andato a forzare un altro cambio, quindi a mettere Vieira dentro, non avrebbe minimamente avuto senso. Ti giochi un cambio, non conta come slot perché nei 45 minuti dell'intervallo e ne è ancora 4. Parte, okay. Speriamo di partire in questo momento. Il fatto di occasione importante per il Toro, ma Milan libera bene la difesa. Non solo accendiamo un cero, che sicuramente ce lo auguriamo, ma è una riflessione. No, la riflessione è correttissima, e porta un'ulteriore riflessione, quella dove mi arrabbio gravemente nel dire che il Toro da questo mercato è uscito anche rinforzato, addirittura ho sentito. Poi ho visto la Gazzetta un voto 8. Cioè, come si fa a dire Lukic innanzitutto avrebbe giocato? Era un giocatore che i minuti nelle gambe li aveva, quindi già il mercato non è sufficiente, quindi devi andare sotto la sufficienza, che è un 5,5 e non un 8, innanzitutto, perché da 8 dovevi prendermi un portiere, un attaccante, un esterno e un difensore per prendere ottimo. Si chiama mercato di riparazione, perché tu devi riparare una cosa, il Toro doveva riparare l'attaccante, non l'ha riparata. Poi hai messo Betaselli, Gravion è un giocatore che mi piace, Vieira è un giocatore che mi piace, però Gravion ci vuole un mese prima che giochi, Ilic 3 settimane, quindi dobbiamo aspettarli. Però sui giovani, che dice il telespettatore, parliamone. Esattamente, Alessandro, cioè parliamone, che lanciamo i giovani è tutto un dire. Ginetti se l'ha lanciato per dovere, deve ancora dimostrare tutto. Baye l'ha lanciato e ha fatto pietà ad Empoli, anche se dobbiamo dargli tempo. A dopo non ha ancora dimostrato nulla, quindi che giovani li facciamo giocare ne dobbiamo parlare, perché fare giocare è tutt'altra cosa. Cioè, le società che lanciano i giovani non siamo noi in Serie A, ma neanche in Europa. Apriamo un attimo gli occhi, guardiamo anche altre partite di calcio oltre al Toro, e capiamo che noi in confronto agli altri non lanciamo nessun giovane. Il Sassuolo lancia giovani, l'Atalanta lancia giovani, ma dipende dove non li noi lanci. No, dove ma li siamo lanci? Allo stesso punto dove di classifica, siamo allo stesso punto di classifica. Noi il Sassuolo siamo allo stesso punto di classifica, noi il Sassuolo siamo allo stesso punto di classifica. L'Atalanta lancia giovani e ha fatto la Champions. Sì, Milan posso palla in questo periodo non collegato, non è capitato nulla di particolarmente importante da segnalare, palla viene girata in mezzo al campo. Il Toro ha mancato una verticalizzazione che avrebbe mandato in porta single, sta anticipando, ricordiamo che è stato ammonito il Doc, il nostro nuovo dottore Alessandro Buongiorno, una posizione che può far male questa ammonizione. Sì, per i prossimi 40 minuti l'analisi è correttissima, stiamo patendo soprattutto perché non riusciamo a uscire tecnicamente come prima, visto il palleggio di Gineitis. In questo momento patiamo un po' perché loro ci vengono a prendere. Pioli ha detto che con l'Inter abbiamo aspettati troppo bassi, col Toro cambieremo. Devo fare complimenti a Milinkovic Savic. Quando Savic ci sono da fare, esatto, si fanno sempre. Noi siamo onesti, complimenti, sono sempre la prima persona che li fa. Linetti a centrocampo, perdi tanto di tecnica, cioè ti manca tanto quella tecnica. È una domanda che hanno fatto a Juric in conferenza, io la pongo anche a Juric, ne sa molto più di me e nella maniera più totale. Puoi farlo, non so se stai vincendo 1-0, mi viene in mente un Toro Udinese, devi far diga a centrocampo, ok, puoi avere quella coppia lì. Linetti è un giocatore che ti ordina il gioco, ti mette un po' a posto. Juric l'ha detto, ha fatto bene prima e sta facendo meno bene, è in calo. A dopo è un giocatore di fisico, di muscoli, poi ragazzi parliamo di a dopo, un giocatore che ha fatto pochissime partite in Serie A, quindi calma. Come la consideriamo questa, un errore o una parata? Questo come lo consideriamo? Secondo me è un miracolo. Questo ha fatto una bella parata, mi dici qua? Un miracolo. Questo è un miracolo. No, un miracolo proprio, accendi la candela, è un miracolo. È un miracolo che non sia entrata. Ah, ok, no, perché quando cioè, ok, la botta era ravvicinata. No, tutto errore. Meno male che l'ha presa, male che l'ha recuperata. Certo, gli è passata sotto le gambe. Certo. Poi bravissimo Gigi. C'era Gigi, bravissimo, esatto, che l'ha salvata. Sì. Però adesso voi mi dite, se questa cosa fosse entrata, avremmo parlato dell'ennesima papera di Milinkovic-Savic. Il ragionamento cos'è anche? Che adesso non è perché non è entrata questa palla qua, allora diciamo, ah, Milinkovic è gran portiere. Qua ha fatto un altro errore grave. Per me i limiti li ha un portiere tipo Szczęsny, e dei limiti, cioè ci sono altri portieri che hanno dei limiti. Questo è proprio scarso. Gli mancano i fondamentali, diciamolo chiaramente. Ah, ok, no.
No, 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 ma guarda, se non vuoi dirlo, io me ne assumo il risultato. Questo cambio bisogna vedere come si mette il Toro tatticamente, perché Buongiorno è un difensore più puro rispetto a Vojvoda. È vero che gioca scursi in mezzo al campo e quindi Vojvoda fa il braccetto. Il discorso è che, attenzione, ha sostituito Buongiorno e Ginitis come Muniti. Non so se adesso deve essere arrivato una munizione a sostituirebbe. Ha sostituito due giocatori particolari, cioè Ginitis e all'esordio. Ginitis all'esordio, Buongiorno che è un giocatore anche lui con parecchi limiti e quindi un po' più tendente al possibile cartellino al possibile cartellino rosso, ecco. Matteo ci scrivono: grande Milinkovic, volevo dire a Matteo che il Toro i giovani li fa giocare sì. da sempre, ribadisco, io sono molto orgoglioso di questo Toro. Juric è uno di noi. Su Juric siamo d'accordissimo, Juric è un grandissimo allenatore, poi mi deve fare l'elenco il telespettatore volentieri di quali giovani facciamo giocare che abbiamo lanciato, cioè l'elenco dei giovani che noi abbiamo lanciato affermati in Serie A. Se tu mi lanci giovani che poi vanno a giocare in Serie B, vuol dire che non me li stai lanciando, perché il Toro non è una squadra da Serie B, il Toro è una squadra da Serie A. Se noi vogliamo arrivare a lottare per l'Europa, i nostri giovani che escono dalla primavera devono essere a livello di poter giocare la prima squadra. Questo vale per qualsiasi squadra. Questo poi è un discorso della primavera più ampio. Ed erano anche forti a giocare a calcio. Cioè, questo problema. Se l'Italia negli ultimi 4 mondiali, 2 volte non si è qualificata e 2 volte uscita ai gironi, ci sarà un motivo. È un motivo perché non abbiamo giovani forti. Non ne abbiamo giovani forti. E questo sì. problema delle primavere poi si ripercuote sul Toro come su tutte le squadre. Anche le altre squadre non hanno. Toro fisicamente non è quello del secondo tempo. No. Come dicevamo, il centrocampo si è un po' abbassato. Guarda, la scorsa anno. L'abbiamo persa. Avevi Bremer. Quest'anno Skurs sta facendo il suo oggi migliore in campo. 7 secondo me, 6 sì. e mezzo. Skurs può essere un elemento della spina dorsale. Invece, l'anno scorso avevi due centrocampisti, tipo Vega e Mandragora. Poi Vega, vabbè, che l'hai perso perché doveva tornare a Milano per forza. Mandragora lo potevi riscattare ed era un elemento della spina dorsale. L'attaccante ti manca, non l'hai sostituito. Il portiere ce l'hai più scarso di tutti, non l'hai sostituito. Anzi, non l'hai neanche proprio andato a comprare. La spina dorsale manca. Tanto spazio per chi è che se lo perde? Se lo perde Gigi. Sì, mi dà fastidio questo. È lo specchio di Fiorentina Torino, l'abbiamo detto 10 minuti fa, cos'era? Un quarto d'ora fa, si è dimostrata la stessa cosa. Occasione di un bel giocatore, di un ottimo giocatore come Giroud, in quel caso era Luka Jovic. Giocatori forti fanno la differenza, ha detto Piero. Quando una partita è in equilibrio, la differenza la fanno i giocatori. Sì. Secondo tempo non hai superato la metà campo. Sono usciti. È proprio grave. Cioè, Blažić e Miran sono abbassati sul centrocampo per dare una mano. Perché siamo in inferiorità numerica, come hai detto. Mi sembra di vedere un derby. Tu prima, e quindi. Questa è partita qua. Ma se tu non hai mai vinto contro le big, escluso col Milan, ma ci sarà un motivo. Perché certo. Tu lotti, arrivi fino a un certo punto, ma poi dopo non puoi andare. I derby li perdi per questo motivo qua. Perché tu puoi lottare fino a un certo punto, ma se poi i giocatori sono quelli che sono, finisce lì il viaggio di verifiatare per forza, perché perso devo buttare dentro. Devo buttare dentro Caramò, senza dubbio. L'unico che in questo momento puoi cambiare. Ieri ne ha parlato bene Juric, Matteo Caramò. Sì, ha detto comunque un giocatore. I giocatori devi buttarli dentro. Cioè, Isaac devi buttarli dentro i giocatori. Sì, ci provi. Non è nulla da perdere. E devi dare un po' di linfa davanti, toglia dopo, togli un centrocampista. Abbiamo visto riguardo al gol singolo, esce in ritardo sul Hernandez, si lascia tanto spazio per crossare. Hernandez un fuori classe mette un cross perfetto. Per esempio, un'altra differenza è che noi abbiamo avuto 3 corner, 4 corner nel primo tempo. 2 dei 4 sono stati battuti malissimo corti. Qua hai un cross, lo fai perfetto. Certo. Skurs se lo vendi devi sostituirlo, prima cosa. Seconda cosa, non lo so, cioè Skurs già via, Matteo? A chi? La mia domanda è sempre, ma chi lo compra Skurs? È un giocatore che al Toro sta facendo benissimo, per carità, eccetera. Ma quante partite ha fatto il Toro? 10? Non so, quante ne ha fatte? 15? Sì, ma al Toro ha dimostrato di essere un giocatore, per esempio, nella Serie italiana, Skurs può giocare titolare in una delle prime 6 squadre. Dove? È un giocatore che ha fatto bene al Toro, ma non ha fatto il botto Skurs. Questa non sta giocando bene. Non ha fatto bene. Il botto. Sai già. Ma tu puoi anche perderli, cioè, se poi arrivi e mi compri Benzema, cioè capito? Marchines, cioè, ovviamente non Benzema, parentesi, mi compri un attaccante forte. E ripetiamo, l'allenatore che ha fatto meglio il Toro nell'era Cairo. È stato tanto criticato, eccetera, eccetera, per la nazionale, ma i tifosi del Toro avventura devono fare una statua. In questo momento secondo me di fare entrare Radonjić, perché sì? È il giocatore che può sparare, è l'unico giocatore che ha quel tocco. E poi un giocatore che non ha spesso la testa collegata, però in queste partite qua può esaltarsi, perché magari la situazione San Siro l'esalta. E il giocatore, l'unico giocatore insieme a Miranchuk che te la può risolvere con una giocata, è forse Dembasek. È vero che loro sono chiusi dietro, quindi non ha campo, però nello stretto Dembasek può dire la sua, anche perché in attacco abbiamo quelli. Perso sì. per perso butto dentro io. No, ma il discorso è che no, perché sono troppo concentrato. Il discorso è che migliori rispetto a Milinkovic-Savic? Forse sì. Anzi, io ti dico di sì. Il problema è che se devo comprare non compro lui, sicuramente. Chi compreresti, Matteo? Un nome caldo. Serve un nome caldo. Cragno, i Gollini. Cragno, sono giocatori che puoi andare a prendere, perché magari non sono al top, eccetera, eccetera, e può. E lui è l'attaccante che serviva. Perché lui gol nelle gambe. Stasera serviva lui. Nelle gambe ce li ha, è un ottimo attaccante. Lui in gol nelle gambe ce li ha. Il problema è che sempre fermo per infortunio. Ragazzo davvero parecchio sfortunato. Forse si dice che abbia spinto troppo sui carichi per quanto riguarda i primi anni. Ecco, Genoa-Firenze, sì. Genoa-Milan e così via, per arrivare pronto. Sarà perché è un ragazzo che ha debuttato a 16 anni, quindi si parlava benissimo di lui. Gravillon. Sono contento del cambio sì? di Gravillon. Sì? Sono molto contento perché anch'io. Non me lo aspettavo. Dicevamo che serviva parecchio per entrare in schemi
quindi Juric invece l'ha buttato subito nella mischia, vabbè 10 minuti, però questo è un cambio per poter sganciare Voivoda. Io comunque sto aspettando Ibra adesso, perché secondo me avanti, però sai, il Milan sta vincendo, quindi magari tu dici no, non gli fa fare qualche minuto? È un giocatore che si sa dosare fisicamente perfettamente, quindi se sa che per lui non è necessario entrare, ti dice mister non entro perché non me la sento, quindi perfetto, sì, di una mentalità devastante, esatto, sa dosarsi perfettamente, e questa deve essere l'occasione per il serbo Radonjić. Esatto, in questo momento non è toccato dai cartellini gialli, anche perché sarebbe grave, devo vedere che prenderebbe un cartellino di protesta, non so, in panchina. Momento particolare da Gravion. Quanto siamo, Matteo? 81esimo? Momento tropico, stiamo dando il tutto per tutto. Mi ripeto, su Gravion credo molto in lui, credo molto in lui, vediamo se potrebbe essere un buon prospetto in futuro. Vediamo come il Toro inizia a uscire, con qua Gravion malissimo. Sì, no, qua non mi è piaciuto. No, vabbè, dai, si è salvato in qualche modo adesso. Inutile che vi dica che se tu vuoi provare ad arrivare in conference, quella partita là devi vincere. Cioè, non è che ci sono chiacchiere da fare. Se tu vuoi arrivare in Europa, quella partita là devi vincere. E stop. Poi il Toro, perfetta la grafica, la regia, è andato molto importante. 7 falli, Milan 20. Dai, sì, per quanto riguarda i Granata. Toro in ritardo totalmente sulle seconde palle, questo ha portato tanti falli in più, tanti ammoniti in più. L'hai visto. Noi siamo inferiori fisicamente. Juric ha detto abbiamo perso centimetri. Noi con qualsiasi squadra di Serie A ci andiamo a confrontare, perdiamo centimetri e muscoli. E questo poi in determinati partite lo si vede. I giocatori più forti, le squadre più forti, non sono più forti solo tecnicamente, ma anche fisicamente. Eh sì, ma tante cose sono già scritte a luglio, che non è l'attaccante, eccetera, eccetera. Però in queste partite qua poi lo vedi. I dati sono dati, cioè i numeri non cambi. I centimetri che ti mancano, poi arrivi in ritardo sulle seconde palle e devi far fallo, perché sennò l'avversario ti va in porta. Hanno inquadrato Miranchuk, perché sennò non ci eravamo accorti che. Non ci eravamo accorti che era in campo questa sera, assolutamente. Sì. Meno male che già l'ha inquadrato. Matteo, si vocifera anche un ritorno, magari, di Pobega al Torino. Assolutamente, perché comunque con Juric ci ha fatto molto bene, lo conosce, è una piazza dove può far bene. Al Toro sarebbe titolare, al Milan non lo è. Valutiamo se è un problema tattico oppure un problema punto di vista, dove lui proprio non è un giocatore da Milan. Questo è da valutare. Il Milan sicuramente ha in mezzo al campo lì a Tonali, che non puoi sostituirlo minimamente, e soprattutto il Milan ha vinto lo scudetto senza Pobega. Questo ti mette dei meccanismi e una fiducia di squadra dove tu dici io ho vinto con questi giocatori qua, ed è difficile poi andargli a cambiare quegli interpreti. Solo gli allenatori migliori cambiano nel momento in cui le cose vanno bene, ed è difficile perché poi Krunic, Benasser, eccetera eccetera. Pobega deve dimostrare, e non ha le caratteristiche, è una via di mezzo, un giocatore che non ha tutta quella tecnica proprio purissima per giocare al Milan. Allora, il commento sull'arbitro l'abbiamo fatto, è vero, ha esagerato giocatene col Toro. Sull'ultimo fallo di Radonjić, sì, forse un giallo esagerato, eccetera eccetera, poteva essere considerato un fallo tattico. Consideriamo anche un'altra cosa, cioè, però non ci possiamo sempre appellare all'arbitro, al palo, a questo che manca. Facciamo autocritica, cioè prima di pensare alle altre, non ci diamo alibi, perché sennò diciamo l'abbiamo persa, perché le ultimi minuti molto molto, sì, accesi. Assolutamente, il Milan è in totale crisi, il Milan è più scarso da due anni a questa parte, ma come dice giustamente Manuela del Toro, non ti mai suscitarli. Poi c'è anche un dato interessante: il Milan non perdeva 5 partite consecutive da quasi 100 anni, 95, stagione 29-30, qualcosa del genere. Quindi era, gente, 5 partite di fila per una squadra come il Milan, perderle sono tante, e al 99% dei casi oggi non succederà, purtroppo. Vediamo questi ultimi minuti, il Toro sta spingendo, Rodriguez, sì, peggiore in campo, voto 4 oggi. Siamo in difficoltà, non stiamo, sì, spingendo quanto dovremmo per recuperare una partita. Sì, però c'è una pochezza tecnica da parte nostra che è devastante, cioè pochezza tecnica. Cioè, non hai il giocatore al di là tecnicamente, ma proprio di carattere, il giocatore che ti prende in mano la squadra, che ti prova a fare la giocata, che ti prova a saltare l'uomo, non c'è. Non, ma lui l'ha detto che vorrebbe giocare anche un po' con i piedi. Vorrebbe essere farlo, un po' tipo Zlatan Ibrahimovic. Esattamente. Prende, va tranquillamente in Belgio, in una categoria, non so, mi viene in mente, in terza categoria, in Serie D in Belgio, e si mette lì a fare il play tranquillamente in mezzo al campo. E deve, quello è il suo. Vuole seguire un po' le orme del fratello. Sì, il fratello lo può seguire alla PlayStation. Comunque, noi fratello, avremo l'arma segreta. Da lui segreta. Al fratello ci sono, ma 100 categorie di differenza. Sì, però è l'arma segreta, perché prima o poi batterà le punizioni. Prima o poi le faremo battere. In allenamento. Ah, scusami, in partita. No, proprio in partita. Io spero che capito da qua quest'anno, perché se io il prossimo anno devo vedere Milinkovic di nuovo titolare, davvero mi volete far soffrire ancora più di quanto. Prima di cambiare il portiere hai altri 8 ruoli da cambiare. No. Dopo l'attaccante, quello è il problema principale. Lancio gemello, non ci penso neanche. Lancio gemello, ma proprio, ma io lo, cioè, ci andiamo un anno e mezzo, ma senza proprio neanche pensarci mezza volta. Come hai lanciato Gineitis? Categoricamente, perché lui ha dimostrato al Toro di fare benissimo. È un dato che dimostra che sta facendo tantissimo lui, e invece la squadra è mediocre barra scarsa, ed è data dal
dal fatto che quando il Toro ha avuto allenatori non scarsi, ma che non hanno performato al top, ossia Mazzarri in fase calante quando lo spazio era rotto, e l'anno in cui hai tentato Giampaolo, ma Giampaolo è andato male, il Toro per 2 anni che non ha avuto un allenatore top, il Toro ha lottato per la salvezza. Sì, è vero. Quindi il Toro lotta sempre la salvezza, questo significa che i giocatori sono davvero mediocri. Ci sono anche delle valutazioni di altro tipo da fare. Corona hanno di contratto a 2 milioni comunque netti l'anno. Bisogna trovare un'altra squadra che gli offre 2 milioni netti l'anno e comunque è superiore al Toro. Cioè 2 milioni netti l'anno non sono proprio pochi, per un altro... quindi ci sono delle valutazioni da fare. Sì, le statistiche secondo me sono da suddividere primo tempo e secondo tempo, perché le statistiche del primo tempo, come le abbiamo commentate al 45esimo, sono equilibrate. Il primo tempo si è giocato alla pari. Le statistiche del secondo tempo invece sono nettamente sbilanciate. Il Toro ha perso di qualità con l'assenza di Giannini, il Milan è uscito fuori, perché comunque, come dicevamo giustamente prima, tu andavi a 200 all'ora, hai i giri del motore sempre in quinta, hai la Panda in quinta, gli altri hanno la Ferrari che è in prima, quando la Ferrari però mette anche solo la terza ti supera, e questo è quello che è successo. Il Toro non è riuscito a stare dietro al Milan, perché l'abbiamo detto, ci giocano sempre gli stessi, sono stanchi, sono giocatori mediocri, quando gli altri poi hanno un'occasione te la segnano. Collezione di questi 1-0, sono tutti 1-0, che clamoroso. Ciao Carlo, diciamo che lo specchio e la paura che ci sia la stessa partita è molto molto probabile, perché comunque il Toro contro le big la partita è quasi sempre quella, c'è il Toro che prova, il Toro che è in quinta e giri del motore sempre al massimo, nel momento in cui cagli un attimo, vuoi per pochezza tecnica inferiore agli avversari, vuoi fisicamente eccetera eccetera, gli avversari hanno tecnica maggiore, quindi parliamo dell'Inter, del Milan, della Juve eccetera eccetera, e quando hanno mezza occasione ti purgano. Ma su questo non c'è dubbio. Avvocato, posso fare una domanda secondo lei, ma poi la giro anche a Roberto, mi dite due portieri tra i titolari in Serie A, due? Me ne bastano due. Più scarsi di Milinkovic-Savic. Due portieri titolari più scarsi di Milinkovic-Savic. E un altro? Drongoski? Dello Spezia? Basta. Beh, anche Shorupski. Non è che... Shorupski lo prendo tutta la vita piuttosto di Milinkovic-Savic. Ma al di là di quello, comunque lo stiamo mettendo come terzo portiere più scarso della Serie A. O quarto, stiamo discutendo. Allora, o cresce o il trasumano deve andare via. Perfetto. E fisicamente lo vedo anche in crisi. Adesso sta patendo, non ne ha così tanto fisicamente rispetto a tempo fa. Che ha partito quello che vuole, ha partito le scorie gli ultimi 2 mesi eccetera eccetera, ha partito il mondiale, non ne ha fisicamente per fare tutta la fascia come richiede Juric, e l'ho visto in parecchio deficit fisico. E ti mancava la tecnica oggi in mezzo al campo, ti mancava Ricci, ti mancava Lilic che ti viene a prendere la palla e ti scarica e ti porta sulla squadra, quando loro ti prestano alto è solo con la tecnica. Vero. Quindi... verissimo. Io sono d'accordo con te che manca la punta, che la punta sia il primo problema, sai che la pensiamo uguale da questo punto di vista, palese indicarlo questo. Io credo che Ilic sia stato scelto perché un conto è investire 12 milioni su Shomu, che è una prima punta che ci poteva servire quando eccetera eccetera, un altro per investirli su Ilic, perché Ilic poteva avere un discorso più a lungo termine per fare plusvalenza eventuale. Su Shomurodov l'eventuale plusvalenza la vedevo più difficile. Io mi auguro sia stato anche fatto in ottica di arrivare a giugno e prendere un attaccante come si deve, cioè un attaccante che sia qualcosa in più da Shomurodov, perché c'è un attaccante bene, anche un po' più un po' diverso da Shomurodov. Però un attaccante importante ne costa minimo 20 di milioni. No, ma io sono d'accordo con te, la stagione era questa, cioè la stagione era questa, ma come era lo scorso anno, cioè io non sono uno di quelli che dice costruiamo, a un certo punto dobbiamo raccogliere questi frutti, perché sennò continuiamo a costruire in continuo. Robby, ti provoco un attimo, è giusto perché sai che ci divertiamo, ma mica gli ho dato io 8 al mercato del Toro, non gliel'ho mica dato io 8 al mercato del Toro. Partiamo da un presupposto: il mercato del Toro è sufficiente o insufficiente? Così già tracciamo la linea, perché se è insufficiente siamo sul 5-5,5, se è sufficiente allora ci ragioniamo. Io non sono d'accordo, non mi mettere in mezzo perché io non sono d'accordo, però vabbè, vi lascio d'accordo con te. Perché abbiamo quei problemi. Mi sono dato il capo, perché lui toglie dopo per mettere Caramone nel momento che noi prendiamo gol, quindi toglie dopo per mettere deve mettere un po' di tecnica in campo, deve mettere due attaccanti, quindi mettere Caramone per provare a recuperare la partita è l'unico cambio, è l'unica motivazione tattica che mi sono dato. Paolo? Sì, questo no, però però poi a quel punto mi inserisci Linetti, no, ma Linetti l'ha messo prima, Linetti ha messo a fine primo tempo, dopo lo cambia al 70esimo, 65. Volevo dire che mi ha mandato un messaggio Vania, sì? Il messaggio dice che dà appuntamento a Matteo alle 1:45 a Porta Palazzo, dai, così Matteo venerdì ci racconterà del suo allora, incontro. Esatto. Io credo che a Milinkovic-Savic si aggiunga anche il neodottore a cui facciamo i complimenti per la laurea. Buongiorno.